condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ora ha altri processi nel quale è imputato, quello sulla trattativa Stato Mafia e quant'altro, ma non voglio entrare nelle vicende giudiziarie. Lei ha, vedo che ha delle garze. Sì, perché ieri sera sono stato ricoverato all'ospedale Pertini, ieri sera, anzi io sono tornato stamattina dall'ospedale, devo dire che sono tornato proprio per non mancare a questo appuntamento. Qui in un certo senso fanno del loro meglio per curarmi, ma stare in carcere, nello stress del carcere, per le patologie di carattere cardiovascolare che ho io, c'è una palese incompatibilità. Io voglio essere trattato da persona normale, non da politico che è in carcere per motivi, quello che è, non me ne frega niente. Ah, cioè lei dice che c'è stato, come dire, una nella decisione il fatto che lei sia il senatore dell'Utri ha contato per l'opinione pubblica, lei pensa? Sì, per l'opinione pubblica, ma anche per i magistrati, è un pregiudizio, perché io non sono un detenuto comune. Sono un detenuto che viene dalla politica. Lei si considera un detenuto politico? Assolutamente. Un prigioniero politico? Un prigioniero è la parola più giusta. Io mi considero tale. Non mi lamento, sono qua, mi faccio la mia detenzione come tutti gli altri, ma io sono certamente un prigioniero politico. Allora, questo era Marcello Dell'Utri intervistato da David Parenzo a luglio e vi abbiamo fatto sentire un piccolo estratto, insomma, che parla delle sue condizioni di salute e di quello che lui vuole o vorrebbe in merito al suo trattamento. Questa mattina è con noi la moglie di Marcello Dell'Utri, Miranda Ratti, buongiorno. Buongiorno. Perché sapete che intorno al caso Dell'Utri c'è un problema che si è scatenato ultimamente, che è quello che riguarda le sue condizioni di salute. Quindi Dell'Utri deve essere curato in carcere, quindi dove si trova, oppure date le sue condizioni di salute, no. Dell'Utri, signora, aveva cominciato uno sciopero della fame e delle cure, delle terapie, che però sono state sospese, cioè è rientrato sia lo sciopero della fame per motivi comprensibili, adesso magari se vuole ce lo dirà lei, e anche quello delle terapie, perché c'è stato un ulteriore aggravio in questi giorni, è stato ricoverato proprio pochi giorni fa, e poi ci racconti lei a che punto è la salute di suo marito. Guardi, rispetto all'intervista che abbiamo visto, perché che noi abbiamo, era luglio, a fine luglio gli è stato diagnosticato un adenocarcinoma prostatico, il quale ovviamente in queste condizioni ha bisogno anche di terapie. Le terapie che si possono fare potrebbero essere o di intervento chirurgico, ma mio marito non lo può sostenere perché ha problemi di diabete, ha problemi cardiologici, per cui avrebbe optato per una terapia, per una radioterapia. Fare una radioterapia in carcere mi sembra praticamente impossibile. Non si può fare. Perché significa che uno deve essere trasportato con la scorta, con, non so, immagino, cellulare, spero non ammanettato, in ospedale, fare la radioterapia, poi ritornare indietro. Questo fatto tutti i giorni con un'organizzazione incredibile, anche perché la radioterapia dura diverse settimane e deve essere fatta in modo continuativo, per cui basta che si rompa la batteria di una macchina o della scorta che non lo possono accompagnare. Quindi ci sono tantissime istanze fatte dal Tribunale di Sorveglianza che proprio per questi motivi concedono i domiciliari ospedalieri ad altri detenuti. Quindi non si capisce perché non lo debbano fare a mio marito. Allora, quando, suo marito è stato portato al Pertini pochi giorni fa, no? Sì. Perché si è sentito ulteriormente male, così? Sì, è stato portato al Pertini venerdì perché ha avuto un picco di pressione altissima da 220 su 130. Il medico di Rebibbia aveva già fatto un'ulteriore relazione che è documentata sul diario clinico, dove risulta che lui è incompatibile, l'ha ribadito per la terza volta, ed è a rischio di infarto e di ictus, e quindi l'hanno accompagnato al Pertini. Purtroppo al Pertini dovevano ricoverarlo nel reparto di cardiologia, ma non c'era abbastanza, non c'era posto. E quindi l'hanno tenuto al pronto soccorso e dopo è ritornato praticamente. Lui ha detto: riportatemi se devo stare 3 giorni al pronto soccorso. Sì, anche perché si immagini il pronto soccorso, le condizioni, insomma, riportatemi in carcere. Quindi la situazione è questa, no? C'è un tribunale di sorveglianza che
poco tempo fa ha detto che può essere curato in carcere laddove si trova, però ci sono anche altre perizie. Ci sono ben tre perizie, di cui una ovviamente è quella del medico del carcere, che dovrebbe essere anche quello che conosce meglio il paziente, che ha contatto quotidianamente con il paziente. Lui ne ha fatte tre di relazione, una a ottobre, una a novembre e l'ultima appunto il 12 di dicembre, dove dice che è totalmente incompatibile. Poi c'è la perizia dei nostri medici di parte. E oltretutto i nostri medici di parte, il medico legale che è il dottor Cappelli, fa parte dell'associazione di Antigone. Antigone è un'associazione dove lui lavora liberamente. Sì, non fa distinzione tra detenuti famosi e non famosi. Non è pagato da noi, lo fa gratuitamente proprio per essere libero, quindi non lo si può neanche accusare di essere di parte, anche se è un medico che ha sposato la causa di mio marito perché la ritiene giusta. E poi c'è la relazione dei due periti nominati dalla procura, dal sostituto procuratore generale. Ha nominato due periti, un medico legale e un cardiologo, i quali non solo arrivano alla conclusione che mio marito è totalmente incompatibile col regime carcerario, ma addirittura indicano degli istituti ospedalieri dove lui potrebbe essere ricoverato, che devono essere istituti polifunzionali, proprio perché le sue patologie sono diverse. Mm. Lei ogni quanto vede suo marito? Forse lo vede oggi, vero? Andrò a trovarlo oggi. Ci è concesso di vederlo 4 ore al mese, quindi cerchiamo di diluirlo e di fare 1 ora alla settimana, insomma, per poterlo... Lui ha detto: io non voglio la grazia, non è questo quello che voglio. Anche nell'intervista che abbiamo sentito ha detto: voglio essere trattato come una persona normale, non come un politico. Come se questo, insomma, facesse la differenza. Poi in realtà quando sei in carcere sono tutti uguali. Le condizioni sono quelle. Suo marito ha una condanna pesante, 7 anni. Mio marito ha una condanna pesante, però bisogna anche tener conto che ha già scontato 3 anni e 8 mesi. Bisogna tener conto che lui, come tutti gli altri che hanno una buona condotta, gli sono state concesse le riduzioni di pena, che sono, non so, mi sembra 30 giorni all'anno, una cosa del genere, e quindi, voglio dire, gli viene riconosciuta la non pericolosità, la buona condotta, e la pena residua è sicuramente una parte molto più piccola di tutta la pena, cioè... Senta, questa mattina sul Tempo c'è un articolo che parla di suo marito, dell'utri non sicuro e peggiorato, con la visita della Prestigiacomo. Crimi e Palese incontrano in carcere l'ex senatore malato, lo sciopero delle terapie lo debilita, l'hanno dovuto portare al pronto soccorso, che è quello che ci ha appena raccontato. Insomma, probabilmente il rialzo di pressione è dovuto anche allo stress, ma anche alla sospensione che aveva fatto dei farmaci e delle terapie. Suo marito è stato ed è un uomo importante per Silvio Berlusconi e per un certo mondo della politica, per quella, cioè, ha fondato Forza Italia. Ecco, in questo periodo lei ha sentito la vicinanza di tutte queste persone, a cominciare da Silvio Berlusconi? Guardi, il mondo politico ha delle logiche che sono diverse, che sono delle logiche di opportunità e di convenienza, per cui non c'è nessun partito politico che parla, per esempio, della situazione dei detenuti e delle carceri italiane. E in più bisognerebbe tener conto che il tema delle carceri, in uno Stato di diritto come pretende di essere l'Italia, è una delle colonne fondamentali, perché abbiamo la giustizia, la scuola e la sanità. Della giustizia non parla nessuno, perché evidentemente sono tutti in campagna elettorale e quindi è più comodo e più conveniente parlare di altro. Come mai ha sospeso lo sciopero della fame? Forse questo va detto perché è importante anche quando si intraprende una strada e si fanno degli annunci, siccome noi abbiamo letto che appunto aveva intrapreso lo sciopero della fame e delle terapie e poi dopo, credo, 48 ore è rientrato quello della fame, è anche giusto spiegare, altrimenti diventa un po' tutto strumentale e probabilmente nelle sue condizioni non è neanche... giusto, no? Invece no. C'è una motivazione, dunque non è rientrato dopo 48 ore, ma è rientrato dopo una settimana, ecco. Forse qualche giorno in più, perché noi abbiamo 4 figli e 2 delle ragazze
due figlie nostre avevano iniziato anche loro lo sciopero della fame. Allora, fare un digiuno forzato potrebbe essere anche una terapia, solo che per una ragazza giovane che non ha patologie, ovviamente, no, per le condizioni in cui si trova mio marito. Ma abbiamo un problema che una delle ragazze ha avuto dei grossissimi problemi di anoressia. Allora, quindi... lo dico io, appunto, ecco. Il papà, per evitare che anche le figlie sì. seguissero quella strada per stare vicino e dare più forza e più voce al padre in questa sua battaglia, avevano iniziato questo sciopero della fame. E dell'Utri giustamente ha detto no, non posso mettere a rischio anche le mie figlie, e quindi ha sospeso, diciamo così, quella parte. Però adesso resta da capire, non so cosa dicono i vostri avvocati, come si va avanti in questa battaglia, no? Perché comunque ci sono dei pareri discordanti. È vero, lei ha detto che lo stesso medico del carcere ha detto che dell'Utri non può restare lì, è incompatibile, è a rischio ictus e infarto. E infarto. Però c'è un parere contrario del Tribunale di Sorveglianza. Come si procede adesso? Ecco, questo è un problema, oserei dire, tecnico, al quale non sono in grado di rispondere. Infatti in questi giorni, sia oggi pomeriggio che domani, avremo riunioni con gli avvocati proprio per decidere come poter procedere, perché cioè, ci si può appellare in Cassazione, si possono fare... Il punto è che i tempi della nostra giustizia sono lunghissimi, perché se uno fa un ricorso in Cassazione... impiega 6-7 mesi, se ti rivolgi, cioè è tutto molto lungo, e ovviamente noi questo tempo non l'abbiamo, perché se no ne va della vita di mio marito, e quello che vorremmo evitare è proprio di, cioè, che lui rischiasse la vita, visto che ha già ricevuto questa ipocrita condanna a morte perché non gli è stato concesso di curarsi. Lei si sente sola in questa battaglia? Beh, devo dire, guardi, ci sono tantissime persone che ci appoggiano, che sono amici, compreso anche tutte le persone che hanno firmato l'appello che ha fatto il dottor Chiocci sul tempo, e le firme che sono arrivate sono numerosissime. Ci sono tantissimi amici, anche persone che non conosciamo. Mio marito ha ricevuto lettere, non so, credo che abbiamo fatto... almeno 150 faldoni di lettere che lui ha ricevuto di persone che conosce e che non conosce, per solidarietà. Per cui la solidarietà fuori è manifesta e la si sente molto forte. Forse un po' meno quella politica. Meno quella politica. Cioè lei dice: mio marito è un uomo che ha dato tanto e oggi... Eppure noi leggiamo di esponenti che vanno puntualmente a trovarlo e che raccontano poi fuori come stanno. Cioè non avvertivamo questa solitudine in questo senso? Beh, gli esponenti che vanno a trovarlo sono più o meno sempre gli stessi, che sono persone amiche, riconoscenti, però insomma la gratitudine non è proprio di solito il pregio del mondo politico, no? Le terapie le ha riprese adesso? Le terapie credo le abbia riprese, perlomeno sicuramente so che ha ripreso la pastiglia quando è stato portato a pronto soccorso per l'ipertensione. Sì. Poi oggi andrò a vederlo, a trovarlo, e quindi deciderete un po' oggi. Saprò un po' meglio in diretta com'è la sua situazione. Anche perché purtroppo, anche dal video che ha fatto, cioè queste malattie tipo il tumore, un problema cardiologico, diabetico, non si vedono dal viso, certo. Non è che uno è emaciato, distrutto e moribondo, cioè uno può morire 10 minuti dopo e apparentemente sembra che stia benissimo. Sì, no, questo è indubbio, ci sono patologie che poi vengono anche definite killer silenzioso, quindi diciamo non è dall'aspetto fisico che si evince, però le condizioni sono queste. Vedremo allora, no? Vedremo oggi che cosa deciderete, come e se andare avanti in questa battaglia. Voi chiedete solamente che venga curato fuori dal carcere. In ospedale, che venga curato in ospedale, perché anche al Pertini non può essere curato, perché non c'è un reparto di radioterapia. Per cui c'è un reparto di cardiologia, ma non di radioterapia. La cosa assurda è che da fine luglio, quando è stato diagnosticato questo tumore, a oggi stato fatto nulla. E doveva già iniziare una terapia, in certo, questo senso. Non è stato fatto nulla.
e questo sulla perizia dicono che i ritardi non ci sono perché le strutture sono efficienti. Strutture del carcere. Sì, mi domando. Ma in carcere non si può fare la radioterapia. Non si può. Quindi diciamo, c'è una contraddizione in quello che viene scritto nel frattempo. La situazione, lo vogliamo dire, di Dell'Utri e anche di tanti altri? Perché sì, magari Dell'Utri ha la fortuna oggi di poterlo dire perché ha lei qui e perché ha una storia importante, ma insomma probabilmente ci sono anche altre assolutamente persone sì, in queste condizioni. Sono andata anche a Opera sabato a un convegno di Nessuno Tocchi Caino col Partito Radicale, ma ce ne sono tantissime. Cioè col freddo che faceva sabato tremendo, cioè erano in cella senza riscaldamento. Ma questa è la condizione, e questa è la condizione carcere, delle carceri in Italia, per tutti. Questo non rispetta quelli che sono i principi di umanità. Grazie signora Miranda Ratti Dell'Utri, naturalmente poi vedremo come e quale percorso deciderete di intraprendere. Grazie a tutti, adesso c'è come sempre Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci rivediamo domani mattina, arrivederci.